Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo interattivo. Vediamo l'oroscopo per l'acquario nel mese di aprile. Vi consiglio di guardare anche il vostro ascendente. Vediamo quindi un oracolo che è volato e abbiamo Intrepido. Bene, dopo andiamo a vedere di cosa si tratta. Vediamo adesso di prendere la vostra energia, quindi quale sarà l'energia per l'acquario nel mese di aprile, l'energia principale per l'acquario per il mese di aprile. Qua abbiamo la temperanza, molto bene, con il segno del Sagittario. Energia dell'acquario. Quante? L'energia dell'acquario per il mese di aprile. Energia principale. Ok, abbiamo questa che in realtà è un fante di spade che è caduto in realtà orizzontale, cioè né dritto né rovescio. Quindi qua abbiamo tutti i segni d'aria, appunto l'acquario, ma anche gemelli e la bilancia. L'energia dell'acquario per il mese di aprile, quale sarà? Eccola qua, abbiamo un 6 di spade, e che è proprio il vostro segno dell'acquario. Ok, vediamo adesso con l'oracolo dei sentimenti, l'energia dell'acquario, abbiamo i sensi di colpa. Fondo del mazzo, nuovo inizio. Allora, partiamo dall'oracolo Intrepido. Ok, ci penso io. Qualcuno che va per primo ci vuole e a me piace fare l'intrepido. Quindi qua ti dicono praticamente di prendere iniziativa, perché vedo qua questa massa di persone, che potrebbe essere una o più persone, che stanno ferme. E quindi finché nessuno si muove, tutti stanno lì. Ti dicono quindi di lanciarti. Quindi per te dell'acquario, nel mese di aprile ti invitano proprio a lanciarti, a fare il primo passo, perché sicuramente quando tu farai questo primo passo, poi ti seguiranno o ti seguirà questa persona, insomma, una o più persone, come ti ho detto. Vedo che dovrai portare molta pazienza, o probabilmente sarai molto paziente. Ci sarà una situazione molto magari turbolenta, comunque che avrai bisogno di tranquillizzare, di mettere a tacere, mettere in tranquillità. C'è qualcosa che ti interessa? Vedo che c'è della curiosità, dell'interesse. Vorresti sapere, approfondire determinate cose, però a volte rimani fermo, a volte non riesci a capire bene forse come fare, se riguardo allo studio, magari in che modo poter studiare, o per andare a capire determinate cose, i pensieri, eccetera. Non sai come approcciarti e quindi forse poi rimani bloccato, o forse pensi tanto intensamente a una situazione che ti dà molta curiosità. E qua infatti vediamo che tu stai cercando praticamente di allontanarti da una situazione, soprattutto a livello mentale, che ti disturba. Vuoi cercare di andare avanti, di andare oltre e lasciarti indietro questi pensieri, queste situazioni nel passato. Vuoi fare proprio la transizione. Potresti avere dei sensi di colpa o magari qualcuno ha dei sensi di colpa nei tuoi confronti e vuoi andare verso un nuovo inizio. Allora, vediamo adesso con i tarocchi. Quindi che cosa accadrà all'acquario nel mese di aprile? Qua c'è la ruota, che anche questa era orizzontale. Qua
cosa accadrà all'acquario nel mese di aprile. Qua c'è il 10 di denari. C'è il re di spade, il cavaliere di bastoni. Per l'acquario nel mese di aprile abbiamo 5 di coppe e qua abbiamo il 2 di spade. Allora, qua devo dire che oltre l'acquario, la bilancia, i gemelli e il sagittario, vedo anche la vergine, il toro, i segni d'aria comunque sono molto forti, e vedo tutti i segni di fuoco, ariete, e sagittario, il leone, lo scorpione, e sì, la bilancia l'ho già detta. Allora, io vedo che per voi ci sarà una svolta, forse una svolta che però fatica ad arrivare. Allora, o siete voi che non volete fare arrivare questo cambiamento, o comunque ci sarà questo cambiamento che arriverà in maniera inevitabile. Quindi preparatevi a questo. Vedo che ci sarà maggiore stabilità. Troverete un equilibrio, troverete una stabilità e soprattutto una felicità, soprattutto a livello finanziario, economico, lavorativo. Vedo anche che sarete molto più lucidi mentalmente, avrete le idee più chiare, qualcosa che forse finora o fino a poco fa era in dubbio, era incerto, eravate indecisi, perché qua abbiamo anche il 2 di spade, quindi queste incertezze vedo che poi andranno a togliersi. E vedo che infatti avrete più sicurezza di voi stessi. Vedo anche che il coraggio sarà molto forte, quindi ecco, riuscirete a fare questo lancio nonostante ci sarà qualcuno fermo, o comunque come se tutti stanno fermi, non fanno niente, sarai tu ad aprire, diciamo, le danze, ecco, e vedo che tu avrai il coraggio per farlo e lo farai anche molto velocemente. Vedo che qua i sensi di colpa ritornano, potreste avere dei sensi di colpa, magari perché tu hai reagito istintivamente, hai avuto degli atteggiamenti magari molto forti, sei stato magari molto orgoglioso, magari sei stato molto duro con una persona, e vedo che però questa cosa andrà a cambiare, anche se però con degli sforzi, però probabilmente avrai dei sensi di colpa che vorrai andare a rimediare. E questo blocco, queste insicurezze, queste incertezze, queste difficoltà di scelte che tu hai andranno a sbloccarsi. Vediamo adesso con le sibille. Per l'acquario, vi dico anche i numeri che possono essere importanti per voi. Abbiamo il numero 11 con il nemico, tanti di picche. Abbiamo questo qua è al contrario, la sorpresa. 4 di fiori, l'acquario, c'è il trionfo, asso di cuori, quindi numero 1 per l'acquario nel mese di aprile. Qua c'è il 7 di quadri con la riuscita d'affari, l'ultima, guadagno, voglio prendere anche queste due, li guardiamo dopo. Guadagno, 9 di quadri e di nuovo asso con il denaro. Allora, qua devo dire, perché qua abbiamo il fante di spade, che l'avevamo anche qua, il 4 di bastoni, l'asso di cuori,
il 7 di denari, il 9 di denari, l'asso di denari. Parliamo quindi di abbiamo due assi, due inizi molto belli e vantaggiosi per voi. Vedo che se c'è stata una situazione di blocco per voi, soprattutto a livello mentale, o se qualcuno vi ha creato dei blocchi, vedo che all'improvviso per voi questa soddisfazione, questa felicità e questa stabilità arriva quasi all'improvviso, e ci sarà un rinnovo dell'amore. Qua abbiamo il trionfo, l'asso di coppe, l'asso di cuori. Vedo tutti questi cupido che girano intorno, quindi parliamo di trionfo, di amore. Ci sarà qualcosa che inizia di molto bello, che non per forza riguarda l'amore, parla di qualcosa che voi tenete molto, alla quale tenete veramente tanto, ed è qualcosa che vi soddisfa, vi dà serenità, concretezza, e sarà una soddisfazione. Qua vedo assolutamente una soddisfazione dopo tanto impegno, quindi vedo che voi avete messo molto impegno, può essere anche a livello lavorativo, come vi dico qua, prendete quello che vi risuona per voi. Vedo molto impegno che avete messo, dove avete avuto un'attesa, comunque un'insoddisfazione. Vedo che però i vostri sforzi verranno ripagati, vedo queste ricompense, vedo del denaro che arriva, e anche soddisfazione dell'abbondanza. Poi qua abbiamo la donna di quadri, quindi carta numero 13, e l'otto di quadri. Quindi molti denari, abbiamo i denari 7, 9, l'asso, la donna, quindi la regina, e l'otto. Quindi, come vedo, molto impegno che avete messo vi darà grande soddisfazione, molto soddisfazione. Vedo anche che potresti avere a che fare con qualcuno che non è sincero con te, che agisce magari alle tue spalle, che magari parla di te in modo sbagliato alle tue spalle. Allora, vediamo adesso i messaggi d'amore. Quindi, quali sono i messaggi d'amore per l'acquario nel mese di aprile? Vi voglio ricordare che tutte le carte che vedete le potete acquistare, troverete il link in descrizione del video e nel primo commento in evidenza. Ci sono anche su Etsy. Vediamo quindi quali sono i messaggi d'amore per te dell'acquario. Ok, abbiamo devo superare delle paure e ho altre cose da fare adesso. Fondo del mazzo, non riesco a resisterti. Quindi la persona che tu stai pensando ha bisogno di superare delle paure, ha altre cose in questo momento da fare, però allo stesso tempo non riesce a resisterti. Potrebbe essere anche la tua energia che in questo momento devi superare delle paure, hai altre cose da fare adesso, però non riesci comunque a resistere a una persona o a una situazione. Vediamo adesso l'oracolo delle verità nascoste, quindi quello che la persona che stai pensando non ha il coraggio di dirti. Cosa non ha il coraggio di dirti? La persona che stai pensando, cosa non ha il coraggio di dirti? Va bene. Allora, queste cose sono cose che probabilmente non ti dirà mai questa persona, però sono cose che vorrebbe dirti, che non ha il coraggio di dirti. Ho paura che non mi guardi più allo stesso modo di prima, quindi questa persona ha paura che per qualcosa di successo tu hai cambiato l'approccio nei suoi confronti. Ho bisogno di tempo per capire ciò che provo, quindi questa persona ha bisogno di tempo per capire tutte le sue emozioni. Non voglio arrendermi, comunque vuole lottare questa persona, non vuole gettare la spugna. Voglio sistemare le cose, questa persona vuole rimediare. Fondo del mazzo, mi manchi di più di quel che ti sto dimostrando, quindi può essere che questa persona non ti mostri tanto il suo interesse, eccetera, ma in realtà gli manchi tanto. Vediamo i consigli degli oracoli, quindi quali sono i consigli per l'acquario nel mese di aprile.
Abbiamo la carta numero 40, recupero completezza, e la carta numero 20, fluire, lasciare andare. Quindi, il consiglio per te dell'acquario nel mese di aprile è quello di lasciar fluire, lasciare andare, di non trattenere e di non trattenerti, di buttarti, di lanciarti. Avrai bisogno prima però di recuperare, perché vedo anche prima, vedevo che tu hai messo tanti sforzi, hai messo molto sforzo e quindi se tu ti senti di riposare un attimo, fallo perché ci sarà un necessario sforzo che tu dovrai mettere. Quindi riprenditi, recupera, riposati, rilassa anche la tua mente per poi riuscire a lasciare andare, per riuscire a lasciar fluire tutto quello che serve. Vediamo adesso il libro delle risposte che stavi aspettando per te dell'acquario nel mese di aprile. Un bel sorriso ti porterà la risposta. Molto bene. Se hai guardato fino a qua, lasciami il tuo segno zodiacale dell'acquario. Se lo farai ti ringrazio tantissimo. Se ti è piaciuto lascia un like e condividi il video. Se non sei ancora iscritto al mio canale YouTube, ti invito ad iscriverti. Ti offrirò una domanda gratuita che puoi farmi su Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok o per email. Puoi contattarmi per consulto personale, puoi contattarmi su WhatsApp oppure anche su Etsy, dove troverai tutti i miei oracoli e tutti i miei consulti o i miei servizi. Ti consiglio di guardare anche il tuo ascendente. Io ti ringrazio tantissimo per aver guardato questo interattivo. Ci vediamo presto in un prossimo video.